Ciao, torniamo a parlare di poste italiane. Eh già, torniamo a parlare di poste italiane in un video dedicato ai prodotti assicurativi di investimento offerti dal gruppo Poste Italiane. Vediamo se convengono o non convengono, se c'è dietro qualche cosa che non va. Insomma, cerchiamo di fare una recensione il più possibile oggettiva e inattaccabile. E quindi andiamo a vedere oggi, ne prendiamo uno, poi ce ne sono talmente tante, sembra di stare al mercato del pesce sul sito di Poste, però va bene, ne prendiamo uno. Poste progetto integrazione programmata. Vediamo un po' di che cosa si tratta, vediamo le caratteristiche, se conviene oppure no. Poi questo ragionamento, questo processo di ragionamento potete riportarvelo un po' su tutti gli altri prodotti, così almeno imparate anche voi ad analizzare quello che vi viene proposto quando entrate in banca o alle poste o alle compagnie assicurative. Prima di iniziare mettete un like se vi piace il video, commentate sotto, scrivetemi nei commenti se volete qualche argomento in particolare, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video, c'è il tasto iscriviti, ci cliccate e vi iscrivete, condividetelo con i vostri amici, colleghi, parenti, perché potrebbero non sapere, anzi sicuramente non sapranno queste belle cose. Ne parliamo di questi video perché qui trattiamo finanza personale, la finanza personale va dai conti correnti, quindi la gestione del risparmio, fino ad arrivare agli investimenti, e qui si parla di appunto assicurazioni e investimenti messi insieme, che prendono la mente delle persone perché sembra che con un pacchetto hai tutto quanto insieme, quando invece in realtà con un pacchetto non hai niente di fatto. Andiamo a vedere perché. Allora, cerchiamo di capire un po' quello che ci offre qui Poste Italiane. Allora, Poste progetto integrazione programmata, un'entrata integrativa programmata pensata per pianificare i tuoi progetti. E qua subito mi dico, ma voi che avete scritto sta pagina, ma che volete dire? Che me volete dire? Io non lo capisco. Un'entrata integrativa programmata, cioè un'entrata integrativa, quindi mi stai dicendo che ho un'entrata programmata pensata per pianificare i tuoi progetti. Quali progetti? Cioè un'entrata futura programmata, quindi integrativa, quindi integro le entrate future per pianificare i miei progetti futuri. Ma io te devo dare i soldi? Cioè, capitale minimo 40, quindi io ti devo dare almeno 40k, ti do 40k a te per avere un'entrata integrativa programmata in futuro per pianificare i miei progetti. Ma che vuol dire? Tu che hai scritto sta pagina, tu mi rivolgo a te che hai scritto sta pagina, che mi vuoi dire? No, perché mi metto nella, ma non per criticare, per sapere che mi vuoi dire, cioè qual è il messaggio, come mi puoi aiutare, che mi stai a dire? Non lo so, ti invito anche magari un aiuto per Poste per migliorare un po' la comunicazione. Comunque, obiettivo, accedere ad un piano di riscatti automatici e programmati del capitale versato. Fermi tutti. Cioè io ho 40.000 euro, te li devo dare per accedere a un piano di riscatti automatici, cioè così tu mi fai un piano per quanto me li ridai tu? Che vuol dire? Ma me li prendo, ma se ho 40.000 euro me li prendo da soli, se mi devo prendere 100 euro al mese prendo 40.000 euro, li lascio sul conto e mi prendo 40.000 euro, mi prendo 100 euro al mese. A che serve sta roba? Ma non lo so, magari adesso lo capiamo un po' meglio. Tipologia multiramo alias, scansatevi proprio, cioè alias state nel, quando leggete multiramo, questo qua non è per Posta in generale, quando leggete multiramo fuori, mi chiudo qua, se devo fare, se era per me già chiudevo. Quindi quando leggete multiramo, attenzione, adesso vediamo che cosa vuol dire multiramo. Durata 15 anni. Ah, quindi pianifico i miei progetti tra 15 anni, d'accordo. Però intanto ti do 40.000 euro, poi tu mi dai un piano di riscatti magari tra 15 anni. Ok, non posso prendermeli da solo, cioè da solo non lo posso fare, li devo da te. Mettermi multiramo, dice, beh figo, multiramo, cavolo. So tanti rami, pensi già a qualcosa di bello. Vabbè, andiamo a vedere. Descrizione, questa qua descrizione dovrebbe essere per il cliente Poste, che mediamente non ha una, non dovrebbe perlomeno avere una grandissima. Voi mi insegnate che alle Poste ci va gente che normalmente ha una cultura finanziaria normale, non elevatissima, ok, mettiamola così. È un prodotto di investimento assicurativo. In che senso? Cioè, che vuol dire? È di investimento o assicurativo? Cioè, io lo so che è tutto insieme, però ma perché? Perché se sono due cose diverse? Allora, voglio una macchina che è per andare su pista, ma anche nel bosco. Ma allora, vuoi una macchina per andare su pista o vuoi una macchina per andare fuori strada? Che macchina vuoi? Perché mi devi dare una macchina a un fuoristrada che va anche su pista? Cioè, perché mi devi fare la Ferrari che va su pista ma deve andare anche sul fuoristrada? Cioè, o mi fai un prodotto di investimento o mi fai un prodotto assicurativo. Perché tutte e due? Quindi, prodotto investimento assicurativo, punto interrogativo, per dare valore ai tuoi obiettivi. Ma gli obiettivi miei, beh,
definito valore io, non me lo devi dare tu valore ai miei obiettivi. E per sostenere nel tempo i tuoi progetti di vita più cari. Come me li sostieni questi progetti? Me li dai, i soldi? Se mi sostieni i progetti, me li sostieni se mi dai i soldi. Dammi i soldi, io sto da 40.000 euro. Che mi fai tu questi 40.000 euro? Vabbè. Grazie alla gestione separata, il cui obiettivo è la stabilità dei rendimenti, e alle opportunità di investimento offerte dal fondo interno assicurativo e al servizio di decumulo che permette di accedere ad un piano di riscatti automatici e programmati del capitale versato. Cioè una super, questa proprio girano intorno, cioè praticamente tu metti i soldi, io li metto nella gestione separata, li metto nel fondo interno assicurativo e poi te li faccio riprendere, te dico io come li puoi riprendere. Cioè ti stanno a ridare i soldi tuoi, ti ridanno i soldi tuoi a tranche, ok? Vabbè. E qua arriva, questo è bello, sempre questa integrazione programmata che non si è capita. È un contratto di assicurazione sulla vita, multiramo, in forma mista, a prestazioni rivalutabili e unit linked. Io adesso invito l'italiano medio, che questo qui è un prospetto fatto per l'italiano medio, io invito l'italiano medio a commentare che vuol dire sta roba qua. Io la capisco perfettamente, chiaramente, ma la persona normale che capisce qua? Legge un contratto di assicurazione multiramo in forma mista. Che vuol dire? A prestazioni rivalutabili e unit linked. Non vuol dire niente. Vabbè, ve la sintetizzo io. Fa questo. I 40.000 che mettete, prima di tutto vanno a finire tutti quanti nella gestione separata. Gestione separata vuol dire titoli di Stato, per capirci. Poi, nei primi nove mesi, dalla gestione separata li prendono e li mettono in uno di questi tre fondi che voi scegliete. Posta vita valore, sostenibilità, equilibrato, dinamico, sviluppo. Che è il gioco delle tre carte, sceglietene uno. E vanno a finirla, fino ad arrivare ad una composizione 50 gestione separata e 50 uno di questi fondi. Che dentro c'hanno anche le obbligazioni. Quindi è una copia della copia, perché qua c'è i titoli di Stato. Qua equilibrato ci avrà una bella percentuale di obbligazioni. C'è sta un po' di azionario, un po' di obbligazionario, cioè facciamo tutto e non ci sbagliamo. Va bene, quindi già, perché? Ma perché io li devo mettere nella gestione separata e poi la gestione separata i primi 9 mesi me li trasporta via via di là? Ma perché? Ma fai un giro solo? Ogni giro che fanno i soldi sono costi, ricordatevelo. E dove vengono investiti? Allora, la gestione dei fondi interni assicurativi è flessibile. Già quando leggete flessibile sui fondi di investimento scappate via. Via! Quindi qua già avete letto multiramo, scappate via, flessibile, scappate via dallo scappate via, cioè dovete proprio dileguarvi. Una politica di investimento che prevede un'allocazione dinamica delle risorse, cioè vuol dire che il gestore fa quel che gli pare. Quindi oggi ci potete avere 70% azionario, domani ci potete avere 10% azionario. Fa quello che gli pare. E io mi dico, ma non, la gestione non tiene conto dei vostri obiettivi, quindi fa come gli pare, ma... Sulla base di che? Sulla base di quello che gli dice la testa. Attenzione! Investendo principalmente in fondi attivi. E qua ci mette inclusi ETF, come per dire, ci stanno anche gli ETF che tutti ne parlano bene, guardate che ce l'abbiamo anche noi. Sì, ma sono sempre gestiti attivamente da un gestore, perché il fondo è flessibile. E soprattutto è un fondo che compra altri fondi, che hanno al loro interno altri costi, duplicazione di costi. Varie asset class, varie, ma più o meno. Sia area euro che internazionale, non si capisce niente, dove sta, vabbè. Protezione per i tuoi cari, nel senso che se sono previste a partire dal secondo anno assicurativo, il primo anno no, il primo anno se morite sono fatti vostri, siete morti il primo anno, siete stati sfortunati, non vedo niente, quindi già qua assurdo. Una maggiorazione fino a 50.000 euro, quindi se avete fatto se ci avete investito 1 milione di euro è sempre fino a 50.000 euro, in caso di premorienza, ma non se premorite dopo un anno, prima dell'anno, dopo un anno, ma fino a 69 anni. Anzi, aspetta, una polizza gratuita di protezione in caso... Ok, vabbè, questo qua è altro. Vabbè, dopo un anno, vai fino a quanto? Non mi ricordo gli anni, comunque, fino a un tot di anni. Comunque, primo anno, se morite, primo anno, niente, non beccate una lira. Poi mi dovete dire perché. Vabbè, è assicurativo, ma non troppo. Tante opportunità, guarda, 40.000 fino a 2 milioni e mezzo. Vi fanno investire anche 2 milioni e mezzo, ma beccate comunque fino a 50.000, di premorienza. Va bene. Versamenti, certo, se ci vuoi mettere altri soldi, non sia mai che hai capito che ce ne hai messi pochi, ce ne puoi mettere un po' di più, i versamenti aggiuntivi. Puoi scegliere, che vantaggio incredibile, puoi scegliere fino a 3 fondi assicurativi interni, 2.000 o 1, 3 te ne fanno scegliere, proprio fenomenali. Trasferire l'intero importo investito, no, vi fanno anche trasferire, pensate, i vostri soldi da un fondo all'altro. Bello, basta, no? Chiaramente qua ci hanno messo quello che gli... mancano le informazioni più importanti, manca. Cioè l'informazione già me l'avete data, questa qua, la premorienza, vabbè. Andiamo a vedere l'informazione più importante. Sapete quali sono i costi che sempre... Eccoli qua, sempre nascosti. Intanto,
Costi sul premio unico differenziati e decrescenti dall'1,75 allo 0,9. Intanto sui soldi che gli date, l'1,75, via, sparito. Perché? Cioè, se io te do 100k, perché te devi prendere 1750? Perché che lavoro hai fatto per prendere 1750 euro? Cioè, fammi capire, che io non lo capisco. Vabbè. Commissione annua trattenuta dalla gestione separata se prende l'1,4. Per investire in titoli di Stato, cioè per comprare un BTP, te prendi altri sempre su i 100.000 meno 1,75, te prendi l'1,4, quindi te prendi altri 1.400 circa euro all'anno per comprare titoli di Stato, ma me li compro da soli, da solo allora. Quello che vale il fondo invece, quindi non si sommano, quindi o l'uno o l'altro, quello che vale il fondo, l'1,60, però da capire, perché poi bisogna vedere il fondo, perché poi non è l'1,60, dipende dal fondo, dipende. Attenzione, l'1,60 è il fondo, ma il fondo sotto c'ha altri fondi, quindi c'è l'1,60 più i costi dei fondi che stanno sotto, che se prendete una media dell'1,5 proprio essere buoni, cioè dell'1,60 più l'1,50, siamo buoni. Costi per le garanzie assicurative, quella premorienza che vi costa lo 0,10% all'anno, e uno dice, beh vabbè, non è tanto. Aspetta, parliamone, perché per quella copertura assicurativa ridicola, vediamone. Costi di switch, le prime due richieste di switch nell'anno sono gratuite, dalla terza in poi si pagano 20 euro, va bene. Io qua andrei a vedere intanto, prospetto informativo, vediamo. Il prodotto si rivolge ai clienti al dettaglio con un'età anagrafica dai 18 a un'età assicurativa di 80 anni. Da un'età anagrafica di 18 a assicurativa di 80 anni. Cioè nel senso che loro lo possono vendere a tutti, ma può andare bene a tutti secondo voi? Vabbè. Caratterizzati da una conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari riferibile, questa è bellissima, a investitori informati e esperti. E da una propensione a rischio anche medio-bassa. Investitori informati ed esperti? Io adesso voglio, prendetemi tutti gli investitori che hanno i soldi qua dentro, gli faccio tre domande, e vediamo il livello di alfabetizzazione finanziaria. Se conoscono multiramo, flessibile, unit linked, gestione separata, componente assicurativa, ragazzi, di che stiamo a parlare? Andiamo a vedere ancora che è carino, eh? E questo è bello. Uno dice, quando investe c'è il rischio, opportunità, no? E qua fanno degli stress, dei test fanno, no? Quindi mi dicono che chiaramente valgono come il 2 di picca quando regna bastoni, ma questo è un esempio di 10.000 euro. Intanto perché mi devi fare 10? Vabbè, perché per compararli, però tu comunque 40.000 ce li devi mettere. Detenzione raccomandato 7 anni, ma mi hai detto sono 15 anni, mo detenzione raccomandato sono 7. Vabbè. In caso di scenario, diciamo, di stress, quindi non bellissimo, meno 29% dopo un anno, meno 9 dopo 7 anni, scenario non buono. Scenario buono invece, scenario favorevole, quindi quando ti dice bene, c'è il 5% medio, quando ti dice bene, 5% meno, 5,88 dopo un anno. Fammi capire. Se va male perdo il 29, se guadagno il 5, oppure di qua, se va male perdo il 10, se guadagno il 5. Voi capite che c'è qualcosa che non va. In caso di premorienza, scenario di morte, se muoio non entro il primo anno, dal secondo, cioè il primo è bonus, dal secondo, su 10.000 euro viene rimborsato questo, 11.000. Cioè quindi c'è una copertura assicurativa di 11.000 euro. Ora io vi chiedo, qua i costi totali, in caso di riscatto in un anno è il 3,40, dopo 7 anni è il 2,1 all'anno. Quindi praticamente pagate 330 euro all'anno dei costi. 130 euro all'anno. Atomica, su 10.000. Dice, ma vabbè, qual è la peculiarità di questo prodotto? La peculiarità di questo prodotto è che è un misto tra investimento e assicurazione, perché te lo vendono, perché c'ha tanto da tiro, perché te lo vendono dicendo, ma sì, fai il prodotto perché ti copre in caso di decesso, e poi c'hai un po' di gestione separata, un po' di fondo, un po' di qualcosa, guadagnerai qualcosa se tu, in caso di scenario molto favorevole, va bene. E tu dici, vabbè sì, già alla fine c'è tutto. Adesso io vi chiedo, fa una copertura assicurativa per 10.000 euro, 11.000 euro, quanto vi costerebbe fuori dalla banca? Ma chiaramente varia in base all'età, varia, questo è chiaro. L'ho fatto, vediamo se lo trovo. Eccolo qua, ho fatto uno a casaccio, l'ho fatto sull'età mia. Per 30 anni, assicurandomi per 100.000 euro, pago 276 euro all'anno. Pagherei 200 per 100.000 euro, no per 10.000. E questa non so neanche se è la migliore, ho fatta una a casaccio. Potrebbe costare anche di meno, anzi sicuramente si trovano di meglio. Allora tu mi devi spiegare perché io devo andare a mettere 10k qua, che tra l'altro ce ne devo mettere 40.000. Ce ne devo mettere 10.000, che se muoio dal secondo anno, non dal primo, gli eredi prendono 11.000, prendono, più o meno. Quando
io posso andare a fare una, posso andare sul mercato e tra l'altro per far questo devo spendere 330 euro all'anno su 10.000, quando io posso andare sul mercato e decidermi una polizza assicurativa a rischio puro, ne spendo 276, questo è anche tanto, e mi copro per 100.000 euro e lo decido io di quanto, cioè non ce li devo avere sti soldi. Questo vuol dire programmare, coprirsi dai rischi, no, quella, no, no, quel, no tutte quelle super quella roba che hanno detto là. Quindi se mi devo coprire, se l'esigenza è di coprirmi, non te devo da 10.000 euro per coprirmi da 11.000 euro. Devo spendere, e per far questo spendo 330 euro. Devo spendere 276 euro all'anno, stop, e mi copro per 100.000, se voglio coprirmi per 100.000. Se mi voglio coprire perché ho bisogno di una protezione per 500.000 euro, per 30 anni, vabbè, ne devo spendere 1.280. Però mi sto a coprire per 500.000, si vede che ho un'esigenza di protezione per 500.000, per fare un esempio. Ok? Se mi voglio coprire per 50.000, già, che è 5 volte tanto quell'altro, mi costa 150 euro all'anno, va bene, in caso di morte. Quindi vediamo che qui non c'ha proprio senso questo. Questo non c'ha, non, a livello di costo, vederlo, non c'ha senso. Anche perché poi rimane fuori tutta la parte di investimento. Che li investono in BTP e in un fondo flessibile, ma fatelo voi, cioè potete sempre date da chi può avere anche le poste, ce l'hanno gli ETF le poste, ce l'hanno i titoli di Stato le poste, ma allora vai allo sportello e ci senta che il signor postino me li compra i titoli di Stato per favore, prova la peggio, almeno mi risparmiate tutto questo spataffio dei costi, capite? Questo prodotto qui, questi prodotti qui misti, allora misto è riferito, quando leggete misto è riferito che è assicurativo e di investimento, eccolo qua, questo vuol dire questo misto in forma mista. Anzi, in forma mista è misto vuol dire che è caso vita e caso morte, perché se vivete va bene, se morite prima, ma non al primo anno, gli eredi prendono un piccolo rimborso. Quindi quello lì, caso vita, caso morte, è misto. Poi è misto perché è di investimento assicurativo, ma è misto anche perché è multiramo, perché investe in gestione separata in un fondo interno, che dentro c'è ancora altri fondi. Io mi dovete spiegare quanti investitori che investono alle poste, capisco, io voglio sapere se la persona normale, comunque, se capisce sta roba qua. Perché per investire in un fondo, in un prodotto, devi capirlo, regola di base. Io voglio sapere quanti lo capisco, perché se lo capisci non lo fai, ma non perché è cattiva poste, cioè non è parlare male di poste, non è parlare male, per confezionare un pacchetto, un prodotto così, se devi essere un genio devi essere, quindi per bravi è semplicemente per dirvi che è un prodotto che non ha senso, cioè la recensione per dire che non c'è nettamente di meglio, si può fare di meglio, ma non dovete fare un ma io non so tecnico. Ma non devi essere tecnico per andare su facile.it e farti scegliere una temporanea caso morte, andà sempre alle poste e chiedergli dei titoli di Stato, se ti servono i titoli di Stato, per capirci, no? Poi si può fare nettamente di meglio, va bene, se siete seguiti da esperti è meglio e tutto. Va bene ragazzi, quindi questo è un po' il tutto. Poi ce ne sono tal quale, entriamo in un ginepraio di, è bellissimo, sembra stare al supermercato, e chiaramente è il supermercato delle cose non inutili. Soluzione di investimento assicurativo, qua metteteci una X sopra, questo potete anche non vedere perché è tutto il funzionamento o da una parte o dall'altra, progetto bonus 4x4, integrazione programmata, progetto capitale, posta futuro da grande, poste premium assicurativa, valore new, valore 360, domani insieme, dinamico new. Senza un senso, non lo so chi la fa, quanta roba c'è, ma che devo fare? Chiaramente sono tutte leve di vendita per cercare di vendervi l'uno o l'altro, però il problema di base è quello che vi ho fatto vedere di questo. Poi ognuno ha le sue peculiarità, ma offrono sempre qualche diverse inefficienze. Ripeto, non è parlare male di poste, è un prodotto che ha le sue caratteristiche, i suoi costi. Il messaggio è, qui lo risottolineo, guardate che potete fare molto meglio. Cioè potete avere coperture assicurative più alte a fronte di spese più basse, e anche lato investimento potete avere rendimenti più alti a fronte di costi più bassi, o meglio anche stessi rendimenti a fronte di costi più bassi. Ma se risparmiate i costi, li ribaltate sui rendimenti, chiaramente i costi sono certi, quindi risparmio di costi è tutto che vi ritrovate in più. D'accordo? Quindi ecco, per dire anche, non è sparare contro, è semplicemente parlare di un prodotto e farvi capire che c'è molto di meglio. Non è possibile, ma non ci sono motivi per cui ha senso questa roba. Non mi dite l'eredità, non mi dite
l'impignorabilità, insequestrabilità, non va attaccata a sta roba qua, le tasse di successione, perché se te devo pagare il 3% all'anno per risparmiarmi quel 4% one shot sulle tasse di successione sopra il milione di euro in linea diretta, vuol dire che devo morire domani, ma se muoio domani neanche mi paghi la, cioè non c'ha proprio no senso in tutto, d'accordo? Quindi fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, tasto like, commentatelo, condividetelo, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video, in descrizione c'è il link per partecipare alla challenge per raggiungere la libertà finanziaria gratuita, stiamo insieme 3 giorni, lo rifacciamo tutti i mesi quindi potete iscrivervi continuamente, sarà un 3 giorni live molto pratici, avrete un quaderno degli esercizi per prendere il controllo delle vostre finanze, imparare la gestione finanziaria, patrimoniale, dal risparmio fino a anche le coperture assicurative, gli investimenti, insomma sarà molto interattivo, parteciperete un sacco, ci sarò io con voi live, quindi non mancate, sotto in descrizione c'è il link e noi ci vediamo alla prossima, un salutone, ciao!